In questa lezione andremo a studiare Batch Save 3ds Max File to Previous Version. Non vi preoccupate di cercarlo perché poi lo script ve lo allego. Si chiama Batch Save 3ds Max. Lo potete trovare direttamente all'interno della pagina home page o download di KStudio. KStudio noi l'abbiamo utilizzato in 3ds Max. Infatti io sono qua, sono nel mio account. Con il corso, se ricordate, di Sui Pro. Sui Pro è un corso che ci dà la possibilità di comprendere come utilizzare tutta questa tipologia di profili che sono molto utili all'interno di 3ds Max. In questo caso noi andremo ad creare uno script. Quando noi ci troviamo di fronte ad questa tipologia di script che ci dà la possibilità di salvare in batch, quindi dei pacchetti di file con estensioni a ritroso di 3ds Max, perché 3ds Max salva con tre relays indietro in relazione alla vostra release, quindi può essere utile se io devo salvare dei file per altre release più datate e non dover aprire, salvare, aprire, salvare, perdere tanto tempo. In download qui vi troverete tutta questa cosa che è chiaramente un linguaggio per chi crea script chiaramente comprensibile, per altri, me compreso, è incomprensibile. Quindi, copia, andiamo all'interno di 3ds Max, script, new script. New script, noi andiamo a dirgli paste. E andiamo a salvare direttamente questo file in modo da poterlo mettere in 3ds Max. Save as, gli daremo un nome. Io l'ho già salvato. L'ho salvato all'interno della cartella di 3ds Max 2020 script per tenermelo lì. E l'ho salvato come save to previous ms. Adesso io non lo risalvo perché altrimenti vado a sovrascrivere quello che ho già. Ma diciamo la prova del 9 è che se io lo apro, open, lui mi dice guarda che questo si chiama save to previous. Ok, se io lo faccio partire gli dico run script con diciamo i comandi che abbiamo direttamente qui su questa locazione open, lui me lo apre. Noi sappiamo già che per quanto riguarda la generazione, adesso questo lo chiudo, degli script, l'interfaccia, eccetera, eccetera, ne abbiamo uno che si chiama Create Macro. In Create Macro io ho fatto lo stesso gioco che abbiamo visto precedentemente. Questo vuol dire che questo script in questo momento nella mia interfaccia di 3ds Max è presente sempre nella categoria Mac 21 come Save to Previous e me lo sono messo in Apple Store. Nell'application store io ho save to previous, poi voi lo mettete dove preferite, lo lanciate come avete visto, oppure lo potete anche lanciare in questo caso con drag and drop, perché se io faccio così lui effettivamente compare. Quindi quello che avete direttamente qua nella cartella, ho messo una cartella script previous, è questa tipologia di script. Bene. In questo momento quindi andiamo in application, nel mio caso dico save. Lui può andare a convertire tutte le subdirectory, quindi se ci sono directory in cascata in relazione alla directory che noi stiamo utilizzando in questo momento, che andremo a selezionare, lui le va a macinare tutte quante. Vi dice che versione puoi salvare? 2019, 2018, 2017. Siccome io sono nella 2020 posso scendere fino al 2017, per compatibilità di questo corso vi salvo anche i file della 2017. In questo caso, nella mia cartella, come vedete, io ho i file di esercizio che abbiamo fatto. Adesso invece di aprire uno a uno degli save tools con il rischio di sbagliare anche, perché tutte le volte devo dare su ogni file 2017, poi lo devo riaprire, vedere se
se era salvato giusto, se mi sono sbagliato durante il salvataggio e così via. Io mi copio tutti questi file e me li metto direttamente qua dentro. Chiaro è che se voglio essere proprio, come dire, pignolo, gli scrivo io qua di 2017, perché lui è chiaro che non sa che deve metterci anche la parola 2017. Questo non ve lo può fare. Quindi, se volete anche l'estensione scritta a mano 2017, questa la dovete mettere voi. Bene, mi sono rinominati. Alcuni hanno delle date diverse, 13, 24, 26, 27. Poi andremo a vedere che cosa ha combinato quando ho finito di fare il batch. Andiamo a selezionare questa cartella. Quindi vado in documenti, 3ds Max, sin, metto un attimo di qua, ok, corsi, siamo in script e gli dico file 3ds Max 2000 select folder. Niente subdirection, altrimenti lui poi mi va a prendere anche gli altri. Start. 1, 2, 3, 4, 5. Qua si sta macinando tutti i file che abbiamo utilizzato in questo corso. E li sta facendo in automatico anche abbastanza velocemente. Chiaramente se il file è molto pesante ci metterà di più. Però adesso se io vado a vedere lui mi dice 27, 27, 27, 27, 27, 27, vuol dire che lui ha fatto tutta questa conversione dei file. Ok? Abbiamo sempre il nostro script che è qua, che però io non ho utilizzato questo, ho utilizzato l'altro. Lo posso anche chiudere adesso e posso andare a aprirmi i file. Apriamone uno. File Hexagon Shell 2017. Ok, per vedere se il file effettivamente è così, ci sono nelle proprietà del file la versione originale, che è la 2022, scusate, 2020, che lui chiama 22, e Save As 2019. 19 per lui sarebbe la 2017. Ce ne accorgeremo su alcuni che lui andrà a aprire in alcune situazioni, quando non ci sono determinati modificatori, eccetera, dice: guarda, attenzione, stai aprendo un file obsoleto. È obsoleto perché per lui è come se io sono andato direttamente sul file e ho detto save as appunto 2017. Ok? Questo è molto molto utile quando abbiamo tanti file. Transform Mesh Start. Ok. Senza che io mi devo preoccupare di andare a controllarli tutti, questi sono tutti i file per la 2017. Penso che sia molto utile. Io questo script non lo conoscevo e tutte le volte quando dovevo salvare dei file, che sono file ad esempio anche per lavori che non riguardano tutorials, ma riguardano ad esempio anche questi che abbiamo visto insieme, vedete che io ho un file 2020 scanline 2020 virei 2020 virei 2017, quindi vuol dire che tutte le volte io devo aprire questo file open, ok, che è abbastanza pesante e così via, gli devo dire file save as per 2017, andare nella cartella, salvarlo, riaprirlo, nel senso di andare a controllare poi se ho salvato correttamente quella versione o se mi sono sbagliato durante il salvataggio, perché appunto devo andare io a selezionare il numerino 2017 e andare sempre nelle preferenze, scusate, nelle proprietà e dirgli l'ho salvato correttamente 2022 e 19, quindi sarebbe la 2020 e la 2017, dice oh, ok, sì, l'ho salvato giusto, perché ovviamente se lo do a un cliente quello non è il vero 2017, lui lo apre e dice no, non è la versione giusta, sarebbe la 2018 perché magari mi sono sbagliato e così via, e ci mettiamo più tempo. Beh,
Penso che per adesso ci possiamo fermare qua. Poi chiaramente ce ne sono altri, se avrò tempo ne aggiungo altri, perché sono abbastanza divertenti, sono dell'utilità. Ce ne sono tantissimi tra DS Max, di script, transcript, plugin, eccetera. Questi che abbiamo visto sono tutti gratuiti, quindi spero che vi siano utili. Ancora un saluto ed buono studio.